ragazzi, oggi siamo qua a Ginger Live e volevo proporvi un modo semplice per fare la valigia e farci stare un po' più di roba, diciamo. Ora preparerò la valigia di Stefano perché fra qualche giorno noi partiremo, andiamo in vacanza finalmente. Allora, cominciamo a vedere alcuni indumenti che possiamo piegare insieme. Questa è una felpa, la felpa di Stefano. Allora, iniziamo subito a piegarla nel modo più semplice che possiamo e nel modo che possa rimanere in valigia messa bene e non spiegazzata. Allora, pieghiamo l'interno del cappuccio dentro la nostra felpa in modo che non dia fastidio. Poi pieghiamo a metà, come faremo con una maglietta normalissima, così e in questo modo, ok? Pieghiamola bene con le mani in modo che poi quando rimarrà nella valigia verrà tirata fuori senza avere pieghe, ok? Questa è la nostra felpa, poi pieghiamo uno e due, è un capo, è fatto, ok? Ora pieghiamo il maglioncino, sempre col solito metodo, stendiamolo bene con le mani, manica alla manica, ok, così, pieghiamo metà, così, pieghiamo uno e due, schiacciamo, ok, solito procedimento con questa magliettina, un po' più leggera. Vi consiglio sempre, quando andate via da qualche parte, soprattutto nel periodo invernale, vestitevi a modo mio, come dico io, a panino, cioè a strati, in modo che siete anche più comodi. Ok, magliettina piegata. Ora pieghiamo un paio di jeans, i pantaloni. Una volta piegati a metà, li ripieghiamo a metà, così, in questo modo, schiacciandoli sempre, e poi faremo così. Uno e due. E schiacciamo bene. Ora pieghiamo una camicia. Solito procedimento. La camicia è un must, non può mancare nell'abbigliamento di un uomo, soprattutto quando si parte per un viaggetto, come noi faremo fra poco. Tiriamo sempre a metà, manica all'interno, stiriamola bene con le mani, metà di nuovo, ok, ok, stiriamola bene, uno e due, e schiacciamo. In questo modo i capi rimarranno belli compatti e non si stropicceranno. Adesso riempiamo la nostra valigia, in questo caso è un piccolo trolley. Ecco, la roba intima invece, per questione di privacy, non vi ho fatto vedere come l'ho sistemata, ma il procedimento è lo stesso. L'ho messa comunque in una federa di un cuscino del letto e per averla tutta insieme, per così fare in modo così che quando la valigia verrà aperta si sa benissimo dove è tutta la roba intima che ci serve, quindi calzini, boxer, canotte. Allora posizioniamo la nostra fodera di cuscino all'interno della valigia. Ecco, questa è bella piena, così in modo che è tutta in un punto. Per la roba del bagno invece, quindi shampoo, doccia schiuma, schiuma da barba e tutte queste piccole cose che possono servire, noi abbiamo il nostro beauty da viaggio, quello che avevamo recensito in un video precedente. Quindi, ok, qua posizioniamo la roba intima e iniziamo con il vestiario. Abbiamo le nostre magliettine che posizioneremo di fianco in questo modo. Vi ho fatto vedere come verranno, come sono, come le abbiamo piegate. Ecco, in questo modo mettiamo le magliettine. Ecco ragazzi, la nostra valigia è pronta. Ovviamente è una valigia piccola, un piccolo trolley, però guardate quanta roba ci sta dentro, nonostante siano capi invernali e quindi che fanno spessore. Ancora sono rimasti ai lati dei buchini che potremmo sfruttare per mettere magari dei calzini in più o delle cose che ci possono servire, qualsiasi cosa, anche ricaricare il telefono, la batteria del telefono, qualsiasi cosa ci possa servire. E io spero che questo video possa esservi utile. E vi aspettiamo su Ginger Life. Iscrivetevi, mi raccomando, un pollice in su se vi è piaciuto questo video e condividetelo. Grazie e un salutone da me, Stefano. Ciao!